Io volevo ringraziare, devo fare dei ringraziamenti, in primo luogo alla Regione, perché finalmente ci ha finanziato questo progetto, perché anche l'anno scorso era stato presentato. Quest'anno l'ha finanziato, quindi abbiamo potuto realizzare questa importante iniziativa. Un ringraziamento anche alle associazioni, all'associazione Pro Loco e all'associazione Pro Camorata, che hanno coadiuvato e ci hanno aiutato a realizzare questo intervento. Un ringraziamento doveroso lo devo fare anche all'amministrazione comunale, ai consiglieri Pallotti, Antonella, il vice sindaco, che si sono anche loro spesi per la riuscita della manifestazione. Porto anche i saluti del presidente della Comunità Montana, che per impegni politici non è presente a Roma, e per il presidente del Parco di Montesinvluini, che anche lui per impegni ha dovuto lasciare Camerata. Io credo che questa sia una cosa importante, sia un primo tassello di un percorso che ci deve portare alla piena rivalorizzazione e mettere a frutto questo sito archeologico, questo sito di Camerata Vecchia, che rappresenta poi la nostra origine, la nostra identità, la nostra storia. Io credo che sia proprio importante, e speriamo che da questa iniziativa nascano altre iniziative, per cercare di concretizzare in maniera programmata tutto quello che si può mettere in campo. Il primo percorso da fare, il primo tassello sarebbe aprire degli scavi archeologici che cominciano a far capire, a riportare alla luce com'era il nostro paese tanti anni fa. Quindi io spero che questa iniziativa, come si può dire, riesca a muovere e a contribuire a far aprire questo percorso. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i presenti per la partecipazione, che è importante per la realizzazione delle cose, si fa anche quando la gente partecipa e si mette in gioco. Io vi ringrazio e buon proseguimento.